miseria nera nel mondo d'oro. Mattina e sera io cerco lavoro, ho buone braccia da operare. Sono quattro le bocche che in casa mi chiedono da mangiare. Anche con questo bilancio della Camera può venire quell'esempio dunque che può, se non accrescere l'affezione dei cittadini verso l'istituzione parlamentare e verso la politica, almeno attenuarne la crescente disaffezione. Però la concretezza di queste misure non crediamo possa essere liquidata sbrigativamente, come qualche giornale ha fatto notare questa mattina, parlando di taglietti ridicoli della Camera, mi riferisco al quotidiano Libero. Certo, è legittimo domandarsi se si poteva fare di più, certamente se si abolisce il Parlamento sicuramente si risparmia, però sappiamo dove si va a finire, perché abbiamo già visto questo periodo oscuro nella nostra... ...di barbieria. Io difendo sempre coloro che di mestiere svolgono quello che io invece ho come cognome. I prezzi sono sostanzialmente allineati a quelli del mercato dal 2007. Basta solo, per chi la frequenta, andare a farsi la barba, i capelli o lo shampoo per i barbieri qui intorno, e si vedrà che non c'è assolutamente differenza di prezzo tra quelli che praticano che pratica il nostro servizio di barbieria e quello che viene praticato all'estero. In tutte le edizioni del bilancio, da quando io sono deputato, chiede alla Camera dei Deputati di individuare una stanza, una sede di una, due stanze, quelle che sono necessarie per istituire l'asilo nido alla Camera dei Deputati. Noi fino ad ora ci siamo serviti, per chi non ha la possibilità di prendere l'aereo, dei treni delle Ferrovie dello Stato. Siccome però da un qualche mese anche le Ferrovie dello Stato, grazie a Dio, hanno un concorrente, sarebbe bene che la Camera facesse per Italo, il nuovo trasporto viaggiatori, la stessa convenzione che ha in essere con le Ferrovie dello Stato. Miseria nera nel mondo d'oro, mattina... E perché oramai le prebende, come le chiama l'onorevole Borghese, rimaste agli ex parlamentari, sono talmente minime e vacue che alla fine io credo che ci sia un accanimento terapeutico nei confronti degli ex parlamentari. Il Parlamento sicuramente si risparmia, però sappiamo dove si va a finire, perché abbiamo già visto questo periodo oscuro nel nostro paese. Miseria nera nel mondo d'oro, mattina e sera io cerco lavoro, ho buone braccia da operare, sono quattro le bocche che in casa mi chiedono da mangiare.